Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con un nuovo unboxing della 24MX. Qui c'è scritto di non usare il taglierino perché sennò si sminchia tutto. Quindi cominciamo ad aprire. Vai, cominciamo l'unboxing. È già cominciato l'unboxing comunque. Ringraziamo la 24MX per averci fornito questo gazebo. In cosa pesa Sam? Pesa un botto. Ok, porta... Bravo, servo. Ma le istruzioni non ci sono? No. Va bene, allora raga, questo qui sarà un tutorial come montare il gazebo della 24MX. Vai, tira di là. Tira di là. Devi prenderlo da un lato. Ah no, aspetta, prima bisogna fare una cosa. Perché io mi ricordo, io montavo i gazebi quando ero piccolo. Era la mia passione, prima di delle moto. Minchia, è enorme. Sì. Aspetta, fermo. Aspetta, non è... Tira dall'altra parte. Aspetta, stai lì. Tira dall'altra parte. Fermo. Adesso, pigliamo il telo. Pure col vento. Che figo. Minchia, che bello. Ci sta un botto. Vuole andare sopra. Senza bucarlo. Aspetta, fermo, fermo. Raga, siamo un po' impediti a montarlo. Vabbè, se non si muove, se mi muovo io. Mi muovo io. Non si muove, se mi... Aspetta, forse c'è qualche quadro che non cosa. Fermo. Aspetta, pisellino. Ma quanto sono qui? Oh, yeah. Sì! Ma non è così basso, eh? No, bisogna alzare i piedini dopo. Ah, i piedini, pedoni. Vai. Oh, a posto. È bellissimo. Ci sta. Fa vedere. Ci sta, raga. Lo consigliamo. E noi dovremo smontarlo e rimontarlo di là. Esatto. Qua ci sono i cosini di polistirolo attaccati. Ma che cazzo è? Non si stacca. Ah, ecco. Ma che è? È attratto dalla tenda. Guarda. Comunque il materiale è molto figo. Ci sta. È tipo plastica impermeabile. Adesso partirà la parte porno. Bella a tutti raga, siamo qua a prendere il sole sotto il gazebo, perché questo è il gazebo di ultima generazione. In pratica ha il telo nero ma è trasparente, cioè non so se lo vedete, vedete? Comunque raga, è molto facile da montare e niente, è molto figo. Comunque raga, questo è il gazebo, ferro, molto zigrinato per attutire lo sfregamento. Infatti qua abbiamo attaccato il gazebo passi di motarde con la relativa custodia, molto resistente alla custodia. C'è anche il latch per chiudere, perché sennò esce tutto. Cioè tipo se io entro, se no raga, quando siete, come si chiama, quando siete fuori a fare le pistate, cioè avete anche il sacco a pelo, è molto comodo. Se volete fare le pistate tipo 8 piano così, cacca, vi chiudete dentro e state a cogliere qua dalle moto. Comunque no, veramente molto comodo. C'è anche le maniglie. No, si spacca! Vabbè raga, procederemo allo smontaggio. Io vi faremo vedere come si smonta, ovviamente. Tac. Sembriamo dei pinguini. Cioè, un bottone che si schiaccia e il gazebo scende. È molto facile da smontare. Figa raga, prima stavamo cazzo mettendo le moto sul cavalletto. Marco ha preso sulla mia moto e io stavo spostando il cavalletto sotto, no? Allora ho messo il dito qua e me l'ha messa tutta sul dito, 140 kg sul dito. Qua adesso togliamo il telo. Vada, alza. Alzalo. Figa, sembri down. Incappuccialo. Vabbè dai raga, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate. Se volete acquistarlo vi lasciamo il link in to the description. C'è l'internazionale un po'. È scontato a 49€ mi sembra. E niente, è molto figo. E soprattutto andate in pista, lo usate anche nelle radune, si può usare. E niente, se volete iscrivetevi, lasciate un like. Se volete no, siete obbligati. Siete obbligati, merda. 130. Si vola, merda.